Buongiorno, vediamo qua se tutto funziona. No, mettiamo il microfono al momento giusto. Adesso vediamo se siamo tutti quanti in diretta, se va bene il collegamento sia su Instagram sia su Facebook. Sì, vedo che già siamo iniziati su Instagram. Saluto tutti gli amici Margherita, Lai, eccetera, tutti quelli Leonardo, Roberta, Roberto che sta arrivando anche su Facebook, William, una UG a tutti quanti voi. Ciao Rita, buongiorno, benvenuta, auguri per la settimana scorsa. Bibiana, un'altra nostra affezionata, saluto tutti quanti voi. Ma subito andiamo a vedere qual è, Diego, buongiorno, quali sono i temi della giornata. Allora, i temi della giornata sono molto semplici, riguardano la celebrazione di Re Sole. Il problema è che non è Luigi, non è un Luigi 14, non è neanche un Luigi 16, ma i consigli, gli stati generali sono la cosa più ridicola che abbiamo visto negli ultimi anni. Ma più ridicola, soprattutto io vorrei iniziare con un pezzo marginale per dirvi esattamente come ci siamo ridotti noi giornalisti, ma ve lo dico perché vi leggo quello che noi scriviamo, che tra l'altro è interessante in sé, cioè è una vecchia regola del giornalismo, cosa mangiano i potenti? Ebbene, vi leggo un pezzo sul Corriere della Sera in quello che hanno mangiato. Il buffet è spartano. Prima questione, ma non erano vietati i buffet? Cioè il ristorante, l'albergo, la persona normale, i buffet non li può fare, mentre a Villa Doria Pamphili Conte e i suoi 21 ministri, perché in realtà solo questi, cioè noi abbiamo preso e abbiamo messo 700 persone dell'ordine pubblico, carabinieri, guardie, abbiamo bonificato, abbiamo rotto le palle a tutti quelli che vanno a Villa Doria Pamphili per far arrivare 21 ministri che si sarebbero potuti vedere a Palazzo Chigi, a Villa Doria Pamphili. Io sono per la grandeur, figuratevi un po' voi se sono contrario, però sono anche dell'idea che le cose si devono raccontare per il verso giusto. Il verso giusto è che il buffet è spartano. Allora, intanto il buffet gli altri non lo possono prendere, però, buongiorno Corrado, il loro buffet è spartano. Si parte con timballo di pasta al sugo di melanzane, ma per chi lo desidera c'è anche un vassoio di pasta senza glutine. Spartano! Allora io poi dopo glielo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi si parte con un timballo di pasta al sugo delle melanzane per i nostri 21 ministri. Non è che ci sono ospiti internazionali, ci sono solo i nostri ministri, cioè Speranza, cioè tutta gente che fino all'altro giorno il timballo di pasta al sugo di melanzane, se non glielo faceva mamma, era difficile che se lo potessero permettere a comprare in un ristorante. E sono ben felice che noi contribuenti italiani gli stiamo cucinando il timballo di pasta di sugo alle melanzane. Il giornalista cosa dice? Il buffet è spartano e poi possono scegliere perché non si sa mai un vassoio di pasta senza glutine. Magari forse potevamo chiamare i 21 ministri. C'è qualcuno di voi che ha qualche allergia? Perché il glutine non è che è proprio tutti. Vabbè, ma perfetto, rispetto la cosa. Poi dopo ovviamente ci sono dei bocconcini di pollo con insalata verde. Beh, e non possono neanche mancare le verdure grigliate. Non possono mancare in un buffet spartano le verdure grigliate. Poi ovviamente non può non mancare una Macedonia e ovviamente il caffè, quello ci mancherebbe altro, e poi il vino bianco. Porca puttana! Ma perché il giornalista deve scrivere che questo è un buffet frugale? Ma perché? Perché? È un buffet che tra l'altro gli altri non possono prendere, ma questo è un buffet frugale. Perché i potenti? Berlusconi, Renzi, chiunque stia al governo, ha una sorta di, come possiamo dire, o lo attacchi in maniera, voglio dire, a sprombattuto, cioè col sangue negli occhi, oppure gli devi leccare i piedi in questa maniera. Non è un buffet frugale, questo è un buffet, punto e basta, che peraltro gli altri, ripeto, non la possono avere perché io sono, come posso dire, accanito su questa cosa perché fanno i fenomeni. Questo Casalino ha spiegato ai giornalisti che non si può entrare lì a Villa Doria Pamphili, non si può ascoltare quello che si dice. Lui fa vedere le foto come se fosse, vi ricordate, Mitty Simonetto, la mitica donna che portava le foto del G7 più 1 di Berlusconi e tutti si scandalizzavano, ma se lo fa Casalino, prodotto sempre da Berlusconi nel Grande Fratello, non c'è nessuno scandalo. Quindi Conte si fa fare le foto e le diffonde, come ci spiega anche Francesco Merlo, come ci spiegano Sallusti, in maniera
diciamo, bresneviana a tutta la stampa, che sta in questa strada dove non c'è neanche il marciapiede, si lamenta e piagnucola giustamente Merlo. Dove mi metto io che non c'è il marciapiede? In genere Merlo si apparecchia a tavola, anche se a questa tavola di menù frugale forse non si sarebbe apparecchiato, perché i giornalisti no, il menù è frugale, loro incontrano tutta l'Europa, e poi ci sono quelli che criticano ovviamente, però il punto è che non sia mai una via di mezzo. Ma perché non ci liberiamo da questa ipocrisia? Questo non è un menù frugale, molte persone questo menù non se lo possono permettere, molte persone pensano che un menù frugale, anche da persone ricche che vanno a lavorare, a colazione all'1:30, il menù frugale sai cos'è? Un panino, una coca light, se te piace, io la prendo 0, e un po' di caffè. Questo è un menù frugale, non il vassoio con la pasta senza glutine, li mortacci vostra, il che va benissimo, prendetevela, io non me la prendo con loro, almeno non prendiamoci in giro. Tra l'altro ha ragione Sallusti, il punto vero non è questa minchiata che ho appena raccontato io e del menù, ma il punto è che c'è una, è tutto a porte chiuse, cioè noi facciamo gli stati generali sulla ripresa dell'economia e dice Sallusti adesso del giornale non ne parleremo più, e ha ragione. Domani guardate sul mio sito, io ho pubblicato sul mio sito la lista degli invitati lunedì a Villa Doria Pamphili, e voi mi dite che cazzo possiamo pensare di futuro di questo paese invitando 45 sigle sindacali, anche i COBAS hanno invitato, cioè tu prendi quelli che ieri stavano manifestando e non li hanno fatti manifestare perché la strada non ha marciapiedi, come dice Francesco Merlo, noi li invitiamo perché COBAS, mi spieghi qual è il futuro dell'Italia? UCIGAS, UMINAS, UBI, UGL, CGL, CISL, UIL e gli amici dei Boy Scout, tutti faranno il menù frugale, questo è quello che noi pensiamo di risolvere nel futuro, il tavolo con 21 ministri, con questa, ma perché? Perché? Ma cosa? Ma veramente si risolvono i problemi dell'Italia così? Nel frattempo, giustamente, Cottarelli, che non è un pericoloso sovversivo, oggi mi sembra sulla Repubblica, spiega: scusatemi, ma che state a fare? Nel frattempo, non siete riusciti a pagare la cassa integrazione, perché tra l'altro, e questo c'è su tutti i giornali: il milione di persone che doveva avere la cassa integrazione da Tridico ancora non l'ha portata a casa venerdì, nonostante le promesse. Sallusti, appunto, come Merlo dice, che non seguirà più la vicenda. Interessante il pezzo della Reichlin oggi sul Corriere della Sera, l'economista di sinistra ma molto europeista, che ci spiega come la Germania ha adottato un modello diverso, quello del stimolo dei consumi. Noi abbiamo adottato un modello che è fatto da un tossicodipendente che si è preso una pasticca, mentre invece la Germania cosa ha fatto? Ha ridotto, ha aumentato gli investimenti, ha dato 8 miliardi a Lufthansa, 8 miliardi a Lufthansa, che il giorno dopo la fine del lockdown con questi 8 miliardi si comprerà le compagnie scassate di tutta Europa, il che è evidente, e poi ha detto ai consumatori: sapete che c'è di nuovo, vi abbasso per 6 mesi l'IVA dal 19 al 16,5%, così iniziate a consumare. Insomma, questa è una strategia. Noi invece abbiamo gli stati generali, ha bisogno degli stati generali la Merkel per fare una riduzione fiscale e fare gli investimenti? Secondo voi? No, non ce n'ha bisogno, però insomma, che ci vuole? Si fa, come racconta la Reichlin, ieri si sono visti, vabbè, è inutile che ve lo dico, la Troica, ieri abbiamo visto la Troica, il Presidente della BCE, il Fondo Monetario Internazionale, il Presidente della Commissione Europea, quindi ieri abbiamo sentito: Troica, cosa dovrebbe fare l'Italia? E che cosa vuoi che ti dice la Troica cosa dovrebbe fare l'Italia? Spendete bene i soldi e cercate di riformare la pubblica amministrazione. Ma c'è qualcuno tra quelli che mi ascolta che pensa che la riforma della pubblica amministrazione non sia necessaria? C'è qualcuno che mi ascolta che pensa che non sia interessante digitalizzare la pubblica amministrazione? C'è qualcuno tra quelli che mi ascolta che pensa che non sia necessario spendere bene i soldi che ci arrivano dall'Europa? C'è qualcuno che mi ascolta che pensa che non sia necessario ridurre le tasse? La pensiamo tutti uguali. Qual è la differenza? È che questi fanno i menù e i buffet frugali, chiacchierano per 10 giorni e non c'è l'execution, non risolvono un cazzo. Poi dopo c'è Visco che fa toc toc, il Presidente della Banca d'Italia che vuole presentarsi lì con mascherina, cioè ieri c'erano 21 ministri e un ospite, e quindi abbiamo fatto il menù frugale per l'ospite, cioè Visco, che anzi è andato dopo colazione. Ebbene, all'ospite cosa gli ha detto Visco? Beh ragazzi, però cerchiamo di essere un po' concreti, detto da Visco, poi insomma, che anche lui non è esattamente il mostro della concretezza, però detto da lui dal senso di quello che siamo. Nel frattempo si calcola, l'unica cosa a cui serve questa roba qui, cioè la passerella per Conte e Casalino, che svolteranno nei prossimi mesi il loro partito, cosa del tutto chiara nonostante tutte le negazioni degli altri, il partito varrebbe il 14% secondo Pagnoncelli,
e arriverebbe al 24,3% se fosse a guida Conte il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia supera il Movimento 5 Stelle e si piazza al 17,5%, secondo Pagnoncelli, scende la Lega al 23,5%. Nel frattempo, secondo la Cuzzo Crea, mi sembra, non mi ricordo chi ha fatto il pezzo, scusatemi, posso sbagliare, Di Battista sta prendendo una nuova veste all'interno del Movimento 5 Stelle, meno di battaglia contro Conte, contro l'Europa, più Greta e più intesa con Conte. Andiamo bene. Nel frattempo c'è la grande questione del vaccino, che non c'è. Che non c'è. Tant'è che se voi leggete, dopo i toni trionfalistici, mi sembra che sia La Repubblica quello di tirare il tiro, ecco il piano per il vaccino, e dopo l'intervista di Speranza che mette il suo cappello sul vaccino, beh, insomma, leggi l'amministratore delegato di AstraZeneca, la società farmaceutica che dovrebbe fare il vaccino, che dice: per noi è un rischio finanziario pazzesco, perché bisogna vedere se è efficace, soprattutto, non dice lui, ma dico io, se ci sarà ancora il virus quando saremo pronti. Questo non toglie che tutti quanti i giornali italiani, Corriere e Repubblica soprattutto, celebrino l'Italia che fa parte dei quattro paesi che saranno in prima fila per il vaccino, insieme a Olanda, Francia e Germania. Perfetto, sono contentissimo, spenderemo 175 milioni di euro per questo vaccino, 1000 euro per ogni dose. Il punto vero è che, ragazzi, aspettiamo a celebrare un vaccino che ancora non c'è, per cui lo stesso amministratore delegato della società che lo sta facendo dice: speriamo bene che funzioni. Tutto bene, tutto giusto, se non che Speranza dice un'altra cosa nella sua intervista che mi è divertita moltissimo, qual era? Cos'era? Sembra, le dosi arriveranno in autunno, cioè inizia a dire delle cose come se il vaccino sembra che l'abbia inventato Speranza, che a maggior onestà intellettuale rispetto a Conte, devo dire la verità, quando dicono avete commesso degli errori, beh, Speranza mi sembra una persona seria in questo, dice: ragazzi, probabilmente sì, non è che dice rifarei tutto come ha detto Conte, per il quale non si può scalbire quella specie di sovrano che rifarebbe tutto come il passato, è proprio Conte, dovete prendere l'avvocatino che diventa premier, che si fa re, e che non può neanche per un secondo, per il suo ego, pensare di aver detto una minchiata o di aver fatto una cazzata. Poi dopo, io sono d'accordo, nel frattempo Ricciardi straordinario ha già spiegato come si dovrà usare il vaccino, che lui non contribuisce a fare, che lui non sa neanche di che cosa si parli, ma spiega deve andare a medici anziani, perfetto, grazie Ricciardi. Prima becchiamo il vaccino e poi diciamo come distribuirlo. Ma la cosa bellissima che vi volevo dire, che poi Conte in realtà bisognerebbe difenderlo solo per una cosa, e cioè dagli attacchi giudiziari. Tra l'altro oggi la Sarzanini sulla Corriere della Sera, giornale sempre giustizialista, sempre contro i politici, li vuole tutti in galera, insieme al Fatto, dice: beh, probabilmente si capirà che questa vicenda della chiusura delle zone della Bergamasca, beh, era una questione più politica che giudiziaria. Finalmente ci siamo arrivati, grazie. Però, e in questo io sono perfettamente d'accordo, non con la Sarzanini, ma con me stesso. Non posso essere garantista su Salvini, che dico non deve essere processata nei confronti delle navi perché era un atto politico deciso dal Consiglio dei Ministri, ma figuratevi un po' voi se posso pensare che tra i tanti errori che ha commesso Conte, perché a differenza sua penso che ne abbia commessi tantissimi, beh, questi errori siano oggetto di attività giudiziaria, sono oggetto del nostro voto quando e come ci sarà. La Sarzanini dice che il PM è arrivato a questa conclusione. Belpietro invece sulla Verità continua a dire che in realtà le responsabilità sono enormi, e cita anche dei pezzi addirittura vecchi del Corriere della Sera in cui i sindaci della Val Seriana se la prendevano sul fatto che proprio Conte non volesse chiudere, e il Ministero degli Interni da Morgese non volessero ascoltarli nell'emergenza che loro vivevano. Per la Verità oggi un'intervista al sindaco di Mambro, membro come si chiama nella Bergamasca, dice esattamente il contrario, che è stata la regione Lombardia a essere poco attenta e che anche lo Stato ha commesso dei casini. La storia più bella di oggi è quella di Fabrizio Roncone, non perché abbia inventato nulla, ma perché ha rimesso in piedi la storia di questo Mimmo Parisi, l'amichetto che arriva dal Minnesota di Maio, che abbiamo piazzato all'Ampal e che prende 160.000 euro. Per me è giusto, uno che sta all'Ampal prende 160.000 euro, ma soprattutto bisognerà... Toc toc! Au!
Oh, grillini che mi seguite, troll della minchia che siete qua. Non avete nulla da dire su 170.000 euro di spese non documentate del vostro mito che ha creato i navigator a 3.000 navigator a 1.700 euro netti al mese, che si sono beccati pure il bonus e lui si fa 70.000 euro di viaggi in business nel Minnesota? Avete qualcosa da dire, fenomeni che siete qua a rompere le palle, grillini della minchia della prima ora, nei confronti di Mimmo Parisi? O la storia è sempre quella? Se sono amichetti ostri va bene, se invece sono la vecchia cassa democristiana, berlusconiana, piddina, fa tutto schifo. Dove siete finiti i grillini della prima ora? Dove sei, Dibba, sulla questione di Mimmo Parisi? Tutti zitti, muti. Nel frattempo, da segnalare l'intervista epica di Santori ad Avvenire. Guardate, l'intervista di Santori ad Avvenire la dobbiamo leggere sotto questa luce molto semplice, ma molto semplice. Avete presente il film di Verdone in cui lui si presenta nella stanza di Manuel Fantoni? Manuel Fantoni gli racconta delle cose così, guarda quella foto, guarda, quella è Ursula Andres, come ci aveva? Du chiodi, ve la ricordate? Du chiodi, ve lo ricordate? Manuel Fantoni? Verdone che va nella casa di Manuel Fantoni che gli racconta tutta la storia di Hollywood, Burt, ve lo ricordate? Bene, questa è l'intervista. Manuel Fantoni sarebbe Santori. E chi è che crede a tutte le minchiate di Santori? Non è Verdone, è l'Avvenire. È proprio, io l'ho visto, proprio lucido nella mia testa, ho visto una sceneggiatura di Verdone, perché Santori va dall'Avvenire e spiega: vogliamo essere una casa in cui accogliere tutte le persone che vogliono arredarla. Fantoni pure. Vogliamo essere in una casa in cui accogliere tutte le persone che vogliono arredarla! Ma questi ma come parlano? Il vuoto di rappresentanza anche del mondo cattolico. Noi siamo dossettiani. Ragazzi, è come Ursula. Ce l'ha così, c'ha due chiodi. C'ha due chiodi che gli ha vomitato sul pavimento. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Perfettamente. E l'Avvenire se lo beve tutto. E quindi Santori è un genio totale, perché sta a prendere per il culo il mondo, riempiva le piazze sul nulla totale. L'Avvenire che intervista Sardina cara Luisa, ricordati questa frase perché rimarrà nella storia del dossettismo mondiale. Vogliamo essere una casa in cui accogliere tutte le persone che vogliono arredarla. Ci voglio entrare anch'io. Io voglio entrare nella casa di Santori e la voglio arredare, vi faccio vedere io come la arrederei, guarda. Vabbè, è statua di Montanelli imbrattata, Serra oggi racconta su Repubblica: noi siamo nativi dell'uguaglianza e della libertà, i nostri avi no, insomma sembra che stia difendendo l'idea che non si imbrattino le statue. Ucciso un altro nero in America, però ragazzi è un po' diversa tra quello che viene ucciso l'altro giorno col piede del poliziotto che lo soffoca per 8 minuti e questo che ruba un taser, cioè una pistola elettrica, scappa e quelli gli sparano. Non che l'una cosa sia per me più tranquillizzante dell'altra, quando la polizia spara alle spalle a uno, però chiunque abbia vissuto in America adesso non piagnucoli su questa cosa. L'America è questa roba qua, i poliziotti americani, da che mondo è mondo, bianchi, gialli, verdi, italiani, francesi, quando tu scappi o non ti fermi a un posto di blocco, quando addirittura scendi dalla macchina senza il loro permesso, ti seccano. Vabbè, ma comunque oggi vale tutto quanto. Tasse societarie, molto interessante il pezzo del Sole 24 Ore, per cui Gentiloni vorrebbe uniformarle in Europa. Sono 27 le diverse tasse, l'Italia, la Francia e la Germania, per la verità, hanno le tasse più alte, intorno al 30%, gli altri paesi, soprattutto quelli dell'ex blocco sovietico, hanno invece delle flat tax bassissime per le società. L'area di mare ti ha fatto bene, questa mattina grande zuppa, Susanna, sei molto gentile, Anna, buongiorno anche a te, Tommaso, Jenny, Nico Barb e Anna Rosa Sibelli. Se andiamo avanti così succederà un casino a settembre incredibile, sono d'accordo con voi, vi do appuntamento sulla zuppa di domani, ovviamente, domani che giorno è? Lunedì? No, domani ci abbiamo zuppa e ci abbiamo anche Quarta Repubblica, e ovviamente sul sito nicolaporro.it dovete vedere la lista degli invitati agli stati generali di Conte, dovete veramente vederla, vedetevi la lista, non è un pezzo, io vi scrivo soltanto chi sono i 50 persone che verranno domani ecco, e voi mi dovete spiegare perché noi abbiamo dovuto fare il buffet frugale, usare Villa Panfili, 700 persone di forze pubbliche che sono costrette a questa cazzo di sicurezza per questa gente a cui voi non affidereste non il condominio, che è una cosa seria, ma non affidereste neanche il compito di portare alla poste la vostra raccomandata.